Continua la prolifica relationship tra la Fondazione Aristide Merloni e l'Università Politecnica delle Marche. Strutture e cambiamenti del sistema produttivo marchigiano è il titolo dell'ultima fatica nel campo della ricerca economico-industriale presentata venerdì 19 febbraio presso la sala convegni del Grand Hotel Palace di Ancona. L'accurata indagine, durata 2 anni e condotta dal professor Cucculelli, è stata oggetto di un dibattito che ha visto coinvolti l'ingegner Francesco Merloni, Paolo Andreani, presidente di Confindustria Marche, Cosimo Centrone, direttore della Banca d'Italia, Giuliano Conti, docente di economia internazionale presso l'Università Politecnica delle Marche e Fabio Brisichelli, direttore Union Camere Marche. Queste imprese sono imprese medie, di medio-grande dimensione, molto dinamiche. Alcune di queste sono mature, ma questa maturità non è una connotazione negativa, in realtà è un'indicazione del fatto che esse sono riuscite per un lungo periodo a mantenersi competitive sul mercato, e questo non è un fattore da trascurare. Sono imprese appunto fortemente dinamiche che sono riuscite nel tempo a investire molto sul fronte dell'innovazione e della costruzione di un assetto manageriale in grado di supportare i fondatori che queste imprese hanno generato qualche decennio fa. I risultati di questo studio confermano quello che è la chiave di lettura normale degli effetti del passaggio generazionale. È un momento molto traumatico della vita dell'impresa, nella quale si sostituisce un imprenditore con una persona che dovrebbe fare le stesse cose che faceva l'imprenditore precedente. Ovviamente non sempre questo accade, questo match accade nel modo migliore, e quindi questo può generare delle situazioni di stallo dell'impresa, che però in realtà dallo studio si vede come vengono spesso presto riassorbite, sia in termini di reintroduzione di nuovi prodotti, sia in termini di recupero della profittabilità dell'impresa. I livelli medi di ricchezza dei quali noi e i nostri figli oggi dispongono sono più elevati rispetto a quelli che questo sistema aveva 20 anni, 30 anni o 40 anni fa, quando questa industrializzazione importante è nata. È chiaro che questo induce dei comportamenti, passatemi il termine, più rilassati in tutti noi, e quindi, insomma, ci porta anche a azzardare un po' di meno, anche perché l'azzardo di oggi ha un costo opportunità più alto di quello che aveva qualche tempo fa. Questo è il fattore che spiega questa naturale minore attitudine al rischio degli imprenditori. Questo è un fattore però che può spiegare anche la naturale minore performance delle imprese che naturalmente invecchiano. Certo, il piglio aggressivo sembra essere diminuito, così come la capacità di rischiare. Tuttavia, le loro peculiarità appaiono funzionali in vista di una possibile ripresa. Quello che abbiamo sempre messo come compito oramai da molti anni è quello di cercare di dare un contributo alla cultura industriale del sistema. È una cultura industriale che è culturale, economica, sociale, eccetera, una cultura che è cresciuta in questi anni, certo, rispetto a quello che erano gli imprenditori di 40 anni fa, oggi siamo ad altro livello. Ora, anche noi abbiamo dato un piccolo contributo, ma intanto questo è sempre un processo in movimento, un lavoro in corso. Bisogna sempre cercare di fare qualche cosa di nuovo, qualche cosa di migliore, qualche cosa di superiore. Io vorrei dire, le Marche sono cresciute, si sono sviluppate e adesso abbiamo bisogno forse di fare un nuovo salto in avanti, un nuovo salto principalmente qualitativo del nostro lavoro. Tenere dritta la barra sul fronte dell'innovazione. Queste imprese stanno facendo delle cose eccellenti sul fronte dell'innovazione, sul fronte dell'attività di internazionalizzazione. Se riuscissero a mantenersi così solide come hanno fatto finora, darebbero a questo sistema produttivo ancora, secondo me, grandi soddisfazioni. Quindi io sono fiducioso che questo gruppo di imprenditori che hanno fondato questo sistema riesca a generare una successiva o n successive fasi di gruppi di imprenditori che possano continuare questo percorso di sviluppo.